Polpone ha vinto qua a Parre il 16° trofeo Paese de Par al termine di una gara, come potete vedere, abbastanza umida. Com'è andata, Andrea? Ma con la vittoria benissimo, diciamo che ho sofferto perché comunque ho provato a stare dietro subito a Jair Almeida, che è in salita un altro passo dalla strada. Ho tenuto duro, dopo sono riuscito ad attaccarlo nel pezzo di Pineta più tecnico e sono riuscito a tenerlo alla fine. L'ultima salita pensavo mi rientrasse, ma fortunatamente ho tenuto duro e sono riuscito ad arrivare con quei 100 metri e va bene così. Adesso prossimi appuntamenti per voi dalla VR, tu in particolare? Ma io per domenica prossima, che c'è l'altra prova delle Eurobie via Burligo, vabbè, quest'anno io punto le Eurobie, quindi farò solo le Eurobie, vedrò se fare l'italiano cross country a fine luglio. Però le appuntamenti sono quelle. Niente, adesso oggi mi dispiace, ho saputo che si è fatto male Ricky, il mio avversario, per la maglia rosa, vabbè, gli faccio gli auguri di pronta guarigione. Grazie. Jair Ormeti, Androni giocato di Venezuela, ha fatto un salto nel mountain bike, che è un settore che vede sempre più protagonista. Ma sì, delle domeniche in cui sono a casa dal corso su strada, vengo a fare qualche corsa così, perché sinceramente mi serve molto anche per quanto riguarda la strada, perché fare 2 ore così a tutta, insomma, in allenamento da solo per strada è difficile, allora poi mi diverto anche, quindi. A proposito di strada, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Niente, settimana prossima andrò in Francia a fare una breve corsa a tappe e dopo rientro e il 23 ci saranno i campionati italiani su strada in Trentino e quindi in questo periodo avrò, insomma, questo impegno. Perfetto, grazie, in bocca al lupo.